Un modello da seguire per lo sviluppo del territorio nel rispetto dell'ambiente, un esempio di come al confine con una riserva naturale si possono realizzare strutture ricettive di questo tipo, un resort davvero molto bello, incastonato in modo meraviglioso dentro lo scenario di Torre Salsa, e questo quanto dichiarato dal sindaco di Siculiana Peppe Zambito a margine della visita insieme ai quattro assessori nel nuovo Adler Spa Resort Sicilia, inaugurato dai fratelli Sanone Rincontrada Torre Salsa a Siculiana. Un investimento importantissimo e rappresenta proprio quello che noi vogliamo realizzare, cioè delle strutture che si inseriscono molto bene nel paesaggio, nel territorio, in posti molto molto belli. Questo non è un posto molto molto bello, questo è un posto fantastico. E gli ospiti rimangono a bocca aperta perché anche scendendo in spiaggia non si aspettano paesaggio, un luogo così, ma non lo conoscono, devo dire, conoscono poco questa zona, per cui diciamo rimangono esterrefatti. Poi abbiamo anche tante attività sportive, attività anche diciamo, di sightseeing, di conoscere il territorio, gastroenologiche, dove portiamo i nostri ospiti a vivere questo contesto che è veramente speciale. Che abbiamo un team della cucina composto da circa 20 cuochi, che sono tutti siciliani senza eccezione, sono tutti della zona. Il nostro concetto è proprio la cucina regionale, a chilometro zero, chiamiamola così, regionale comunque, soprattutto la Sicilia offre tantissimo in questo senso, e gli ospiti sempre di più apprezzano queste, le cose tipiche, le cose genuine, e qui siamo nel posto giusto per questo. Un esempio di come al limite della riserva naturale si possono realizzare strutture di questo tipo. La struttura è davvero molto bella, incastonata in modo meraviglioso dentro lo scenario di Torre Salsa. Ho avuto modo e piacere di visitarla tutta, ho visto gli spazi, ho visto come veramente hanno realizzato qualcosa di meraviglioso. È chiaro che noi siamo interessati affinché attività di questo tipo nel nostro territorio abbiano sempre più, come dire, cittadinanza, perché possono servire non solo ad ospitare e far conoscere le nostre bellezze, ma soprattutto anche ad incentivare nuove attività e a coinvolgere questo territorio di Siculiana davvero nella sperimentazione di come il turismo possa assumere connotati diversi. Noi abbiamo tutto, abbiamo le caratteristiche per offrire un'ospitalità che parte dalla memoria, dalla nostra storia, dai nostri scorci sia del centro storico sia del Borgo Marinaro, quindi saremo ben lieti di affinché avvenga questa contaminazione e che lo sviluppo di questa struttura diventi anche un motivo di lancio per la nostra Siculiana. Noi ci proponiamo ovviamente in un territorio incantevole, una location unica, circondata dal verde, dal mare, di fronte al Mediterraneo. Sulla sinistra abbiamo la splendida riserva naturale di Torre Salsa, per poi avere invece una vista meravigliosa su Capobianco. Noi ci proponiamo come luogo ideale per riuscire a trascorrere un soggiorno dedicato al benessere, alla scoperta del territorio locale, conoscere Siculiana, Montallegro, conoscere quelle che sono le attrazioni più vicine a noi. Quindi dare un valore aggiunto all'offerta già presente, per esempio su Agrigento per la Valle dei Templi, ma fare in modo anche che l'ospite riesca a godere di un'esperienza unica di scoperta vera del territorio, conoscere le aziende agricole e i produttori locali, che sono ovviamente linfa vitale anche per noi, perché il 90% della nostra produzione locale, dell'offerta di cibo ai nostri ospiti, proviene effettivamente da produttori locali di Montallegro, Siculiana, Favara, eccetera, eccetera, e di tutte le città della provincia di Agrigento. Quindi una vera riscoperta dei sapori, una vera riscoperta della cultura locale, valorizzando gli aspetti più veri e reali dell'Agrigentino e della zona in cui ci troviamo.